L'arbitro della gara è il signor Coppetelli di Tivoli, arbitro internazionale Coppetelli. Si parte con il Milan che tocca il primo pallone, servizio per Rijkaard in direzione di Gullit, la palla viene lasciata sfilar fuori da parte di Renica. Giovanni Galli col Milan, ha vinto Scudetto e Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale. Eccolo qui Giovanni Galli, che è stato voluto a Napoli da Ferlaino per giocare la Coppa dei Campioni. Napoli che però è uscito praticamente subito dalla Coppa dei Campioni quest'anno contro la formazione moscovita ai rigori. Ci fu polemica, Beppe, anche perché Maradona giocò soltanto il secondo tempo e arrivò in aereo il giorno della partita a Mosca. E ricordo quella cosa che ha fatto tanto scalpore, ha creato tante polemiche, però Maradona è così, Maradona va preso tutto così com'è lui, perché comunque alla fine lui è un giocatore che può cambiare il volto da una partita che magari non dice niente, lui è capace con una delle sue invenzioni di fartela vincere. Il passaggio all'indietro in direzione di Galli è opera di Mauro. Galli sulla sinistra in favore di Francini, scusate, di Venturin. Poi il pallone recuperato ancora dal Milan con Rijkaard, rimessa in gioco. Allora all'indietro con il Milan che costruisce con Tassotti, il tocco per Rijkaard. Poi c'è Gullit, si sovrappone Tassotti, esce addirittura dal campo Tassotti, va nel campo per destinazione, dunque può rientrare. Tassotti all'indietro, per Rijkaard in mezzo, pallone recuperato dai giocatori partenopei, con Venturin, poi De Napoli, quindi Ferrara, il tocco di esterno per Crippa, ancora per Ferrara. Viene travolto letteralmente Ferrara. Sì, è stato messo giù in malo modo, comunque Ferrara è stato bravissimo, ha dato la palla in fascia e poi è andato in sovrapposizione e è andato nello spazio per avere questa palla. Molto bravo, un'iniziativa che i giocatori del Napoli, in modo particolare i difensori, devono prendere più spesso. E ho visto Coppetelli chiedere ai giocatori di stare tranquilli, l'intervento di Nava è parso particolarmente duro. Può ripartire il Milan con Van Basten, che ha cercato una magia per superare l'avversario. Sì, ha fatto questo colpo, però dietro Ferrara c'era un suo compagno e Van Basten ha perso palla. Capita che anche Van Basten talvolta chieda qualcosa di troppo a se stesso. Ma sono quei giocatori che devono assolutamente cercare qualche colpo d'effetto, qualche magia, ecco, cercare qualcosa, perché sono in grado di farlo. Avanza il Milan con Ancelotti, poi il servizio per Rijkaard. Attenzione alla velocità di Evani se ne va sulla sinistra, scivola al momento di fermarlo Crippa, allontana di testa Renica. Poi il pallone controllato ancora dai giocatori del Napoli, ma è recuperato da Maldini. Napoli che ha qualche difficoltà a uscire dalla propria zona di difesa. Ancelotti per Gullit. Gullit in velocità, la conclusione, la palla che finisce fuori. Ha fatto tutto bene Gullit, ha ricevuto questa palla, si è centrato, è andato di sinistro, però sappiamo non è il suo piede, il sinistro non è il suo piede migliore. Hanno toccato la conclusione di Gullit, sinceramente a me non era parso fosse corner, però se l'arbitro e il suo collaboratore hanno indicato la bandierina, senz'altro qualcuno la palla l'ha toccata. Vediamo Evani pronto a calciare dalla bandierina. Evani, lo scambio con Tassotti. Evani, la chiusura operata da Venturin, poi il pallone che esce sul settore di sinistra dove c'è Zola, lo scambio con Maradona, il tocco ancora per Zola. Avanza in Napoli, c'è Careca che chiede palla. Pallone invece per Crippa sulla destra, Crippa davanti a sé Maldini, poi scambia ancora con Maradona, pallone verso il centro. Beh, per Maradona mi sembra un po' sovrappeso oggi. Sì, non è sicuramente nelle condizioni migliori,
però ecco, probabilmente ultimamente si è lasciato un po' andare. Comunque niente, anche se è così, anche se è un po' sovrappeso, sappiamo tutti che Maradona rimane sempre un grande giocatore. La conclusione di Van Basten, che ha cercato la porta con questa acrobazia. Marco Van Basten, il cigno di Utrecht, lo ha soprannominato qualche collega. Controllo con la coscia, poi un tentativo di girare a rete. Ha fatto tutto bene, ha controllato bene questa palla, se non che mi è sembrato che l'avesse colpita un po' di fretta, doveva lasciarla cadere di più, allora la palla sarebbe andata sicuramente nello specchio della porta. Renica, Crippa, tocco per Careca, poi Crippa in mezzo per De Napoli. Venturin viene fermato da Ancelotti, pallone per Maldini, quindi Filippo Galli, Gullit, Evani. Milan che inizia ad avvolgere l'avversario, grande possesso palla della formazione rossonera. Doradoni, poi c'è Evani, Van Basten cerca spazio, il taglio di Gullit, poi Van Basten largo per Rijkaard, il pallone che spiove verso il centro, non è preciso, libera di testa Venturin, poi c'è Crippa. Sì, il Milan sta facendo questo gioco di aggiramento, perché il Napoli è tutto schierato, tutto sistemato davanti alla sua area, e allora il Milan è obbligato ad andare per vie esterne. Evani, lo scambio per Gullit, il pallone dentro su Donadoni, poi fuori Evani, cerca di recuperare la sfera, ma c'è De Napoli che perde palla, sbagliato il servizio su Maradona, ancora il Milan, Evani, controllo di Ciro Ferrara. Beppe, se c'è una cosa da non lasciare fare al Milan è lasciarli giocare o lasciare che prendano possesso della metà campo avversaria. Sì, assolutamente, come dici tu, non bisogna lasciarli giocare, però devi essere sempre molto bravo, molto attento a trovare le condizioni, metterti nelle condizioni di poterlo aggredire. Ripeto, non è facile, perché nel Milan ci sono dei giocatori bravi, importanti, che sono bravi non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche tatticamente. Pallone recuperato da Giovanni Galli con le mani, l'apertura su Crippa. Crippa vede Venturin, lo pressa Evani, recupera la palla Evani, Venturin commette fallo, resiste alla carica Evani, Evani ancora al centro, il pallone per il colpo di testa, la palla però non inquadra la porta. Qui Venturin chiede ai suoi compagni, Beppe se non sbaglio, di giocarla con più calma. Sì, bisogna cercare di giocare tranquillamente, di cercare di capitalizzare al massimo le poche azioni che riesci a fare, perché il Milan veramente ti concede poco. Qui abbiamo visto il colpo di testa in precedenza di Van Basten, che si è aiutato spingendosi, un giocatore del Napoli è rimasto a terra, si riprende a giocare, il Milan ha riconsegnato la palla alla formazione del Napoli e ora la battuta in avanti in direzione di Careca. Il tocco all'indietro è di Galli, Galli Filippo ovviamente, poi Maldini per Evani, attenzione a Van Basten che fa movimento sulla sinistra, Van Basten ancora fra due avversari, Van Basten viene fermato da Venturin e Crippa, poi è Crippa che cerca di allontanare come può il pallone, ma lo recupera ancora la formazione rossonera con Ancelotti, dentro per Gullit, il colpo di tacco, poi Gullit non riesce a trovare il tempo per calciare. Ha fatto tutto bene, Gullit si è smarcato, poi ha voluto tornare indietro, col destro l'ha voluto chiudere di nuovo, fossi stato in lui l'avrei lasciata correre, mi sarei appoggiato sull'avversario, avrei lasciato correre quella palla e sarei andato alla battuta di sinistra. Il pallone ora al Napoli con Renica, palla lunga in favore di Careca che viene anticipato da Maldini. Napoli che in questo avvio di partita fatica, e Milan che si è già portato alla conclusione in un paio di occasioni. Gullit in velocità, Gullit, attenzione, lo scambio con Tassotti per Gullit, si inserisce Zola, recupera la palla il Napoli,
il retropassaggio per il portiere Galli, e qui dalla panchina Bigon si sta sbracciando per chiedere ai suoi di non consegnarsi alla formazione rossonera. Sì, devono stare più avanti, devono alzare il baricentro, sono troppo arretrati, troppo dietro, e devono aggredire il Milan proprio sulla linea mediana di centrocampo. Beppe, non ti sembra che Careca stia partendo largo a destra in molte occasioni e non giochi da punta centrale? Sì, ma questo credo che sia una sua decisione, quella di giocare in quella posizione, proprio per ovviare al fuorigioco. Da quella posizione, o a destra, largo o a sinistra, cioè vicino alla linea laterale, lì puoi controllare meglio da qualsiasi altra posizione i movimenti, gli spostamenti del pacchetto difensivo del Milan. La rimessa in gioco di Donadoni, il controllo di Van Basten, che però colpisce palla e testa di Ferrara, che era intervenuto. Mi è sembrato che precedentemente avesse, ecco qui, toccato la palla con il braccio. Calcio di punizione in favore del Napoli. E dunque, Beppe, se Careca arriva a giocare largo da una parte, vuol dire che la difesa del Milan mette veramente paura, che la tattica del fuorigioco applicata dalla squadra di Sacchi spaventa anche un grandissimo attaccante come Careca. Sì, è chiaro, però noi abbiamo visto che a sinistra c'è Zola, e centralmente c'è Maradona e a destra c'è Careca. Evidentemente questa è una soluzione tattica, una decisione che Bigone ha preso e ha chiesto di attuare e applicare ai suoi giocatori. Il tocco di Maradona dentro, la palla recuperata dai rossoneri. Sbagliato l'appoggio di Rijkaard in favore di Gullit. Recupera la sfera per tutti De Napoli, poi il pallone su, il pallone in avanti è lungo e va a far buona guardia in difesa Nava. Maldini, 0-0 qui a San Siro tra Milan e Napoli. Ricordiamo che la Sampdoria ha un punto di vantaggio sull'Inter, Inter che oggi gioca a Pisa, e due punti di vantaggio sul Milan. Avanza ancora Rijkaard, viene forse fermato fallosamente, si prosegue ancora con Rijkaard, poi c'è l'intervento di Venturini a recuperare palla, il servizio con il pallone toccato da Ancelotti in anticipo su Maradona. Ancora Milan sulla sinistra, non lascia ragionare l'avversario. Maldini, c'è un corridoio fermato da Renica. Maradona, Careca, Ancelotti temporeggia, arriva Donadoni però a soffiar palla Careca. Tutti i giocatori del Milan hanno chiuso benissimo. Sbaglia l'appoggio Donadoni, può ripartire il Napoli. Napoli con Zola, Careca, dentro per Zola! La conclusione su Pazzagli, poi ancora Careca, Pazzagli ancora in corner. Grande Pazzagli, doppio intervento, veramente, uno prima su Zola, in uscita, e poi ancora sempre in uscita su Careca. Il Milan ha dominato il primo quarto d'ora, Beppe, ma l'occasione da gol l'ha avuta il Napoli. Sì, sono state due occasioni, una dietro l'altra, limpidissime veramente. Peccato veramente, perché se le appropiziate con una grande giocata. Ricordiamo le assenze di Costa Curta e di Franco Baresi per il Milan. Dunque la coppia centrale, Filippo... Questo è un calcio purtroppo. Calcio in pieno viso a Filippo Galli. Rimane a terra Filippo Galli, speriamo non ci sia nulla di grave. Meno male che si alza, però Filippo Galli, ecco, non doveva andare, ecco, lui è andato a rischiare la testa, ma si è capito, ecco qui lo si intravede. Ferrara cerca la rovesciata. Si è capito veramente con largo anticipo che sarebbe andato in rovesciata. Calcio di punizione in favore del Milan. Beppe, però c'è da dire che una formazione avversaria, quando sa che la squadra di casa manca la coppia centrale, insomma, cerca di creare lì i problemi agli avversari. Sì, è vero, adesso vediamo se il nostro pensiero viene
così anche che sia d'accordo anche a Bigon. Ecco, magari lui ha preparato la partita in una certa maniera perché l'ha vista così, e poi però strada facendo l'allenatore dovrebbe cercare di, come si dice, leggere la partita e ovviare a certe decisioni prese prima della partita. Gullit ancora in area, Gullit, la palla recuperata dal Napoli con De Napoli, Crippa, ripartono i giocatori azzurri con Venturin lungo il pallone, questa volta per Careca, rimessa in gioco in favore del Milan. D'altra parte, sfruttare le debolezze dell'avversario, il minimo che si possa cercare di fare dall'una e dall'altra parte. Beh, si può sempre cambiare decisione, cioè non è mica detto che uno debba partire con quello e arrivare e finire la partita con quella decisione presa all'inizio. Il bravo allenatore cambia partita in corso. Pallone di Donadoni al centro, la parata di Giovanni Galli, pallone per Crippa, gli va incontro Evani. Lo scambio con De Napoli, quindi il pallone per Venturin, bravo Maldini, ancora De Napoli, in direzione di Careca, che si libera di un avversario, poi perde palla, Milan che riesce sempre a creare superiorità numerica per mettere in difficoltà il possessore di palla del Napoli. Sì, lo aspetta, lo fa giocare e poi praticamente lo costringono ad andare o da una parte o dall'altra, dove il Milan appunto ha preparato l'aggressione. Maradona, si dice Evani, Maradona riesce a toccare dietro per Mauro, c'è il fallo commesso da Tassotti, il calcio di punizione in favore del Napoli, si lamenta Mauro, l'arbitro dice ho fischiato. Calcio di punizione, sulla palla c'è anche Renica. Renica è pronto a calciare. Ecco qui sulla palla l'ex giocatore della Sampdoria. Taglia tutto il campo per Venturin, Maldini. Maldini controlla male questa palla, quasi la palla arriva a Venturin e quasi ci scappa il gol. La palla è poi finita tra le braccia di Pazzagli. Il Milan costruisce ora a sinistra con Maldini. Maldini cerca spazio, Maldini lo trova, c'è Van Basten al centro, lo scambio con Donadoni, il servizio in direzione di Ancelotti, largo per Rijkaard, ma in chiusura c'è la testa di Mauro a servire il proprio compagno di squadra. E poi riparte il Napoli dalla destra con Crippa, fermata l'azione del Napoli, si riparte con Donadoni. Van Basten cerca spazio sulla sinistra, Van Basten alza la testa, il dribbling secco su Ferrara, poi al centro la testa di Corradini e la palla di Renica e la palla è in corner per il Milan. Qui Ferrara ha sbagliato il tempo, non ha voluto intervenire, ma Van Basten è stato più svelto di lui, gli ha portato via la palla e ha creato una grossa opportunità per il Milan. Donadoni, palla verso il centro, autogol di Ciro Ferrara, incredibile autorete Beppe. È sfortunatissimo, sono saltati davanti due giocatori, lui era dietro, l'ha vista all'ultimo momento, probabilmente pensava di riuscire a mandare la palla sopra la traversa, e così non è stato e ha causato questo gol. Vediamo Rijkaard che con la testa ha colpito, con il naso ha colpito la testa di Renica e poi qui la palla è terminata praticamente addosso a Ferrara. Rivediamo l'azione. Il pallone che spiove al centro. La palla è toccata da Renica. E poi Ciro Ferrara l'ha vista all'ultimo momento, sì, non sa neanche di averla toccata. Gli è arrivata lì, la prima cosa che ha pensato, almeno dal mio punto di vista, è stata quella di mandarla sopra la traversa. Però l'ha vista all'ultimo momento, era scoordinatissimo, era messo anche male, tanto è vero che guardava la sua porta e la palla è entrata proprio nella sua rete. Il gol del Milan dopo 21 minuti, il gol, l'autorete di Ciro Ferrara
Milan in vantaggio per 1-0 e Sampdoria in vantaggio a Bergamo con Šretko Katanec. Il Parma in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina con gol di Minotti. Enzo Francescoli ha portato in vantaggio il Cagliari a Torino, Torino 0, Cagliari 1, mentre è Muzzi per la Roma a segnare sul campo del Lecce, Lecce 0, Roma 1. Riparte il Milan con Ancelotti, Ancelotti, e ora Beppe, per il Milan potrebbe diventare tutto facile. Sì, deve comunque gestire bene la partita, non avere fretta, potrebbe veramente, realizzando un altro gol, chiudere la partita. Beppe, cosa si può fare contro le squadre che amano fare possesso palla? Ma non c'è poco da fare, bisogna aspettarli e poi bisogna essere organizzati, trovare il sistema di andare a pressare, di andarle a chiudere in un settore del campo dove così teoricamente ci sono dei giocatori meno portati proprio al controllo della palla, però sappiamo e li vediamo tutti in campo, li conosciamo bene, quelli del Milan sono tutti bravi in questo tipo di atteggiamento tecnico. Donadoni fuori, la conclusione di Donadoni, ma anche qui mi sembra ci sia un corner in favore del Milan sul tiro di Roberto Donadoni. 1-0 il punteggio, qui si ripropone ancora un corner come in precedenza. Donadoni pronto a calciare, a spostare il fotografo Donadoni, parte la palla, questa volta è raso terra e sulla sfera può intervenire la formazione partenopea con Mauro, il tocco di tacco per Maradona dentro su Careca, viene fermato Careca, riparte il Milan con Van Basten che calcia dentro, il pallone calciato per Stefano Nava in proiezione offensiva, il Napoli che recupera il pallone. Maradona fino ad ora ha fatto pochino, lancio in profondità dove Careca non può arrivare, il retropassaggio di Nava verso Pazzagli. Filippo Galli mi sembra si sia ripreso, Beppe, del tutto da là. Sì, fortunatamente l'impatto al volto è stato fatto con il collo pieno del piede e non gli ha provocato dei grossi danni. Se l'avesse magari preso con la punta della scarpa sarebbe stato diverso. Tu dici che se ci fosse stato un intervento con la punta senz'altro gli avrebbe tagliato il sopracciglio. Ma al minimo. Il controllo del Napoli, palla controllata dalla formazione azzurra, c'è la punizione, si appresta a calciare Venturin, l'arbitro Coppetelli fischia, battuta invece la punizione da parte di Corradini, poi c'è sul pallone Crippa, quindi Maradona tocca la palla in maniera splendida, però a me sembra un po' fermo, Beppe. Sì, oggi non è nelle condizioni migliori, si vede che non sta bene, è impacciato, è proprio estraneo al gioco, ha toccato 3 volte la palla e subito immediatamente l'ha restituita al compagno. Sembra non aver digerito la sconfitta nella finale mondiale dell'8 luglio a Roma. Gol di Andy Breme a pochi minuti dalla fine. Diego Armando Maradona, tornato malvolentieri quest'anno in Italia. Ricordiamo l'episodio increscioso dell'inno argentino fischiato durante la finale contro la Germania. Evani per Van Basten, si lascia cadere forse Van Basten questa volta, ma c'è la punizione per il Milan. Ma c'è stato un contrasto, tutti e due sono andati sulla palla cercando la stessa, però l'arbitro ha deciso di dare addirittura cartellino giallo, però per Renica, per proteste. Il fallo lo ha commesso Corradini. Coppetelli e Maradona si spiegano, Renica però probabilmente deve aver detto una parola di troppo. Calcio di punizione in favore del Milan e da qui si può essere veramente pericolosi. Donadoni, Van Basten, Evani.
È una posizione importante, specialmente per Donadoni, sul primo palo, cercando il primo palo, oppure Evani con il sinistro, col suo sinistro, a cercare il secondo palo. Mauro, l'arbitro fa retrocedere il muro. E mi sembra strano, tra l'altro, che un giocatore dell'esperienza di Renica abbia continuato a protestare anche dopo il cartellino giallo. Vediamo, sono quattro i giocatori del Milan sul pallone. Galli li conosce tutti e dunque possiamo comprendere che abbia paura dei suoi ex compagni. Si porta davanti alla barriera anche Tassotti, c'è Maldini, Gullit, Donadoni, Evani, Ancelotti. Io capisco facilità di calcio, però Beppe, non c'è neanche un passo di rincorsa qua. Ma basta un solo passo per dargli la forza giusta. Siamo molto vicini, siamo proprio a un metro dall'area, 16 metri e qualcosa, perciò basta un niente per farla passare sopra la barriera. Il tiro, la palla si schianta sulla barriera, ma sono usciti in tre dal muro e l'arbitro Coppetelli ha il suo bel da fare. D'altra parte, la punizione è tale se la barriera rimane a 9,15 m, perché se la barriera va a 4 metri tanto vale fischiare. Ma ormai è diventata una consuetudine, sai, si mettono a 9 metri o anche a 10 metri e poi dopo, come sta per partire, per calciare il giocatore preposto per andare a battere la punizione, i giocatori della squadra avversaria, della barriera, arrivano addirittura addosso a 5 metri, addirittura 5-6 metri. Abbiamo visto che Donadoni ha cercato la conclusione a giro, ma la palla non è passata e dunque si gioca sempre col Milan in vantaggio per una rete a zero sul Napoli. Partita che fino ad ora non ha offerto moltissimo, ma il Milan sta vincendo per 1-0 con gol, con un'autorete di Ciro Ferrara. Il Napoli sullo 0-0 al quindicesimo ha sprecato un'opportunità, prima con Zola, poi con Careca, Maradona, Renica. Scivola Renica, gli soffia la palla a Van Basten, sbaglia l'appoggio per Gullit. Poi c'è Corradini, Ferrara, il lancio in avanti di Ferrara, il controllo di De Napoli, poi Careca di testa e il retropassaggio di Nava, che riesce a recuperare la sfera. Poi Donadoni, qua c'è spazio, Donadoni, Van Basten. Van Basten dentro per Gullit, lungo però, non riesce a colpire di testa. Peccato, perché il Milan ha imbastito subito una bella azione, dalla difesa si è riproposto subito in attacco, è stata veramente una bella ripartenza, in quattro passaggi è arrivato al cross, dove Gullit non è riuscito a colpire di testa. Mauro sbaglia il passaggio, mette la palla nel nulla, riparte il Milan con Evani, Evani per Donadoni, di esterno ancora per Evani. Viene fermato da De Napoli, riparte Crippa, Crippa ancora, cerca di sfondare a destra, Crippa avanza, glielo affronta Maldini, Crippa, ha fatto parte della pattuglia azzurra Italia 90, Massimo Crippa, rimessa in gioco per il giocatore del Napoli, lo scambio con Maradona di testa, poi Maradona cerca di proporsi in profondità, ma il Napoli fa girare palla ora con Renica. Quindi Corradini, formazione azzurra che prova ora sul settore di sinistra, Careca al centro, la finta di De Napoli, poi Mauro, Maradona chiama ancora in avanti Mauro, Napoli che ora prova a sinistra con Zola, lo scambio con Careca. Sembra un po' leziosa la manovra del Napoli. Sì, purtroppo ha trovato il Milan, che ormai si è chiuso nella sua metà campo e non gli dà spazio. L'unico modo è quello che abbiamo visto, è quello di aggirare, di far correre la palla cercando degli spazi, però di spazi non ce n'erano, è andato a finire poi alla fine che hanno perso palla. Van Basten attaccato fallosamente, calcio di punizione in favore del Milan. Van Basten lascia a Devani, che poi lascia a Maldini, quindi Ancelotti che controlla, ancora Ancelotti, ancora Maldini, avanza Maldini, palla al piede, il tocco per Evani,
il servizio indietro per Ancelotti, Ancelotti taglia in mezzo per Rijkaard di testa, riesce a recuperare Ferrara e poi può ripartire il Napoli con Zola. Zola che sta giocando a tutto campo, Beppe. Sì, deve tornare molto, così come del resto sta facendo Careca, proprio perché Maradona è parecchio, parecchio fermo. Il lancio di Maradona in profondità in favore di Zola, la palla è attanagliata da Pazzagli. Beppe Savoldi ha detto più volte, Maradona può essere fermo, però ha un piedino che poi ti regala una palla del genere. E difatti l'abbiamo visto poco fa, avevo appena detto che Maradona è fermo, però come gli è arrivata la palla ha visto subito il suo compagno, Zola si è inserito nello spazio e Maradona gli ha fatto carambolare proprio davanti alla corsa a questa palla, molto invitante. Peccato che il difensore del Milan è arrivato. Augurio che Maradona possa trovare nel più breve tempo possibile una forma fisica accettabile, perché sui campi di calcio ci ha regalato momenti indimenticabili. Suo un gol straordinario contro l'Inghilterra ai mondiali dell'86, ma straordinaria è tutta la fase finale del mondiale dell'86. Attenzione, Rijkaard non passa per Gullit. No, peccato, non ha voluto andare a cercare il compagno, gli ha voluto dare la palla, però aveva, secondo il mio punto di vista, la possibilità e il tempo per battere a rete. Beppe, io ho avuto la percezione che si fosse messo subito con il corpo per poter passare il pallone e non per poter giocare. Sì, difatti lui la prima cosa che ha pensato, che poi ha fatto, è stata quella di passare e di cercare il compagno. La palla recuperata ancora da Zola, poi servita a Maradona, taglia Zola, Maradona ancora, Maradona di esterno in direzione di Mauro, Mauro cerca di superare Maldini, Mauro tocca per Maradona, spazio, Mauro riceve da Maradona, Mauro fuori gioco. Non lo so, non so se è fuori gioco, comunque Maradona si è svegliato da quando abbiamo detto che Maradona era fermo, lui ci ha deliziato con tre invenzioni, tre servizi per i compagni. Calcio di punizione per il Milan. Chiama il calcio d'altra parte e non può che augurarsi che Maradona recuperi una forma fisica accettabile. Maradona, Van Basten, giocatori strepitosi, giocatori così grandi che vanno al di là della maglia che indossano, sono patrimonio di tutti gli appassionati di calcio. Palla controllata ora da Careca, in anticipo si riduce Maldini, il calcio di punizione per il Napoli battuto da Corradini, poi la palla larga sul settore di sinistra, il tocco di De Napoli di prima intenzione con la palla che finisce fuori, rimessa in gioco in favore del Milan con Tassotti, oggi capitano vista l'assenza di Baresi e di Costa Curta, Galli, Nava, dietro c'è Pazzagli. Sampdoria sempre in vantaggio 1-0 sul campo dell'Atalanta, 0-0 sempre tra Inter e Pisa a Pisa, e dunque in questo momento il Milan recupera un punto alla Sampdoria ed è secondo. Errore ancora, Van Basten lo ferma, Renica, e Van Basten ha creduto a questa opportunità, ha conquistato palla, se non che ha cercato l'ultimo dribbling, ha cercato di chiudere la palla, però gliela lasciata un difensore del Napoli. Un errore commesso da Ferrara che non vorremmo ancora si portasse la tara dell'autogol del 21esimo minuto. Di certo l'autogol, Beppe, lascia il segno in un difensore per qualche tempo. Sì, indubbiamente, però il difensore è più forte sicuramente dell'attaccante, ecco, almeno. Van Basten, ma che cosa ha fatto sulla fascia destra Van Basten? Ha fatto sedere due giocatori, si è accentrato, ha tirato in porta di sinistro, e peccato veramente che non abbia trovato la porta. Marco Van Basten, rivediamo, Beppe. L'ha tirato collo interno, però è andato troppo sotto. Probabilmente almeno la sua intenzione era quella di andare a cercare il secondo palo. E siamo
sempre sull'1-0, ma Van Basten ha regalato una magia poco fa e in precedenza si era reso pericoloso in un'altra occasione, soffiando palla a Ferrara. Maradona questa volta sul corpo di Donadoni, poi recupera la palla ancora il Napoli, qui esce male Ancelotti, va direttamente su Mauro. I giocatori del Napoli reclamano l'ammonizione. Sì, giustamente chiedono l'ammonizione, chiedono il cartellino giallo, anche per me ci stava tutto. Maradona marca Ancelotti, dietro per Corradini, poi Renica palla al piede, spazio sulla sinistra per Ferrara, poi ancora Mauro, quindi il controllo di Maradona, il gran pallone dentro per Crippa e poi la chiusura di Nava. Ha messo una palla incredibile Maradona. Anche stavolta veramente ha fatto qualcosa di eccezionale con l'esterno del piede, esterno collo piede, ha messo lì un pallonetto a Crippa, è stato bravissimo Nava a trovare il tempo ed anticipare appunto Crippa. La punizione in favore del Milan con Galli e Nava ora. Maradona praticamente da fermo ha messo una palla con il contagiri. Qui c'è un cartellino giallo a Mauro, che è reo di aver parlato un po' troppo. Un po' nervoso il Napoli. Maradona sta dicendo due ammonizioni per proteste. Vediamo Maradona e Coppetelli che dialogano. Munito anche Mauro, adesso Coppetelli manda via anche Maradona. Mauro va prima a protestare e poi dice: no, sono venuto a farle vedere il numero della mia maglia. Ma sto cercando di capire cosa dice Maradona e che spiegazioni dà Coppetelli. Non ho capito assolutamente niente. Comunque Maradona sicuramente sarà andato a dire che alcuni falli sono stati commessi dai giocatori del Milan nei confronti dei suoi compagni, però voglio dire, quando l'arbitro poi fischia bisogna stare zitti, sennò poi oltre al danno c'è anche la beffa. Tu parlavi con l'arbitro Beppe oppure te ne andavi quando fischiava? Dipende, io parlavo soprattutto quando avevo la fascia, ero capitano, cercavo di evitare i contatti con l'arbitro, perché quelle poche volte che io poi ho parlato mi sono preso dei cartellini gialli. Qui vediamo Crippa e Ancelotti, due giocatori dall'enorme temperamento. Carlo, datti la palla, urla Maradona. Calcio di punizione. Qui guarda, Crippa e Ancelotti si cercano con la palla lontana. Più che altro è stato Crippa che ha bloccato con il corpo Ancelotti, che voleva andare a portare via palla Maradona. Palla che termina fuori, rimessa in gioco con Maldini. Non è stato un primo tempo esaltante questo? No, assolutamente no, abbiamo visto partite migliori di queste, ecco, tanto per dirla tutta. Sia il Napoli che il Milan non hanno giocato una delle loro migliori partite. Però attenzione alla progressione offensiva di De Napoli, lo va a chiudere Rijkaard, il tocco per Zola, la chiusura di Donadoni ancora, la meglio su Maradona, Donadoni tocca di esterno per Ancelotti, è Ancelotti che va a calciare, sbaglia Renica, l'intervento, Gullit di potenza, Gullit, raddoppio del Milan! Bravissimo Gullit, che ha creduto, il pallone stava per entrare in possesso di un giocatore del Napoli, però lui non ha smesso di correre, ha insistito e ha fatto bene, perché poi la palla gli è arrivata in mezzo ai piedi e con una freddezza veramente micidiale ha trafitto Galli. Incredibile gol del Milan! Il lancio in avanti di Ancelotti per Gullit, sembrava tutto facile per la difesa del Napoli, per Renica, ma Gullit di potenza ha sradicato la palla, allora Corradini, e poi è entrato in area solo davanti al portiere e lo ha battuto. Una volta arrivato in area davanti al portiere era tutto facile,
Ma Corradini ha sentito giungere Gullit alle proprie spalle ed è intervenuto veramente male. Come sottolineato prima Beppe Savoldi. Corradini ha allungato la gamba, secondo me non doveva farlo, doveva cercare soprattutto di mettersi tra la palla appunto e Gullit. Solo così poteva, non dico fermare, ma quantomeno disturbare la corsa del giocatore milanista. E poi Beppe, tante volte in questi casi, se cadi, l'arbitro dà ragione al difensore. Esattamente, poi se tu sbagli l'intervento andando in scivolata come ha fatto Corradini, poi se sei a terra e non riesci più a far niente, praticamente metti nelle condizioni il giocatore di trovarsi proprio a tu per tu col portiere. Il lancio in avanti, Gullit in fuorigioco. Tu una volta mi hai detto, quando il difensore mette il sedere per terra, se non interviene più che la squadra avversaria gioca in un in meno. Sì, sei a rischio, sei sempre a rischio, perciò devi essere, quando fai di queste entrate, devi essere sicuro al 100% di andare sulla palla. Pallone controllato ora da Crippa, 2-0 in favore del Milan. Di certo il Napoli ci augurava di andare alla pausa sotto al massimo di un gol, invece è arrivato il gol del 2-0 del Milan. Attenzione a Careca! Conclusione improvvisa, bravo Pazzagli che era fuori dai pali, ma c'era punizione, fallo. Si riprende a giocare con Nava e Galli, poi Maldini per Ancelotti, ancora Maldini, varca linea centrale del campo, Maldini tocca dietro per Ancelotti, ancora dietro in direzione di Nava, poi il pallone è servito a Maldini per il controllo di petto. Segna Calle Ridle, Lazio 1, Juventus 0, e a Bari c'è il gol di, scusate, a Genova c'è il gol di Aguilera per il Genoa, e poi il pareggio di Maiellaro su calcio di rigore, 1-1. Per il Bologna segna Di Già contro il Cesena al 27esimo, Cesena 0 e Bologna 1. Qui a San Siro 2-0 in favore del Milan sul Napoli. Incredibile autogol di Ferrara al 21esimo e leggerezza di Corradini con Gullit che ha segnato il gol del 2-0. Tassotti dietro per Maldini, pallone a Evani, Evani cerca spazio, si accentra Evani, tocca per Gullit, ha spazio, anzi poi lo trova con sinistro, la parata di Galli. Bravo Gullit a girarsi e a cercare di colpire, di fare gol col sinistro, qui lo rivediamo, altrettanto bravo Galli che blocca in due tempi la palla. Napoli che senz'altro nel secondo tempo dovrà fare qualcosa in più per cercare di pareggiare. Senza dubbio Beppe, nel secondo tempo ci dobbiamo augurare che le squadre alzino il ritmo della partita. Lo deve fare soprattutto il Napoli, perché essendo sotto di due gol deve fare qualcosa per rimontare. Certo non sarà molto facile, perché questo Milan, che è partito non tanto bene, sta veramente crescendo. Rijkaard punta di Napoli, poi mette in mezzo, non filtra la palla su Van Basten, palla che finisce fuori, rimessa in gioco in favore dei rossoneri. Siamo negli istanti di recupero. Rijkaard lascia la rimessa in gioco a Donadoni. Donadoni con le mani per Rijkaard. La finta ancora, poi Rijkaard mette in mezzo lungo il pallone. Mette giù Evani e poi la rimessa in gioco per il Milan con l'intervento di Crippa. Gullit ed Evani pronti per la rimessa in gioco. Evani va a servire Van Basten, controllo di Van Basten, Van Basten fa letteralmente impazzire Ferrara, poi ancora Van Basten dietro per Ancelotti, in mezzo in direzione di Galli, lo scambio con Rijkaard, la palla che finisce fuori, la rimessa in gioco in favore del Napoli, 1:30 di recupero, l'arbitro Coppetelli forse vuol far recuperare qualcosa per le proteste dei giocatori del Napoli in occasione delle ammonizioni di Renica e di Mauro. Poi è Mauro e scambia ancora con Renica, due giocatori ammoniti.
dietro verso Giovanni Galli, squadre che vorranno riordinare le idee. Coppetelli guarda l'orologio, trippa per Maradona, finisce qua il primo tempo, 2-0 per il Milan. Il gol autorete di Ferrara al 21esimo e il gol di Gullit al 41esimo con Beppe. Bigon e Sacchi ripropongono in campo gli stessi schieramenti della prima frazione. Beppe, dunque Bigon dà una prova d'appello alla sua squadra. Sì, vorrà vederla più tonica e più svelta, più come si può dire, più incisiva, sì, sì, e specialmente da parte di Maradona. Maradona, dopo una partenza in sordina, si è svegliato verso la fine della gara e ha fatto vedere due o tre cose di quello che è capace di fare, e speriamo bene. Le formazioni con le quali le due squadre hanno iniziato e con le quali le due squadre iniziano il secondo tempo: il Milan, Pazzagli, Taschi e Maldini, Ancelotti, Filippo Galli e Nava, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit e Devani. Risponde il Napoli con Galli, Ferrara e Venturin, Crippa, Corradini, Renica, Mauro, De Napoli, Careca, Maradona e Zola. Ricordiamo che sono stati ammoniti per proteste sia Mauro sia Renica, questi due giocatori del Napoli che sono stati fino ad ora ammoniti. Ferrara, Crippa, e il Napoli che gioca il pallone sulla destra, va incontro Maradona, non viene servito. Renica, appoggio ora sul settore di sinistra a Corradini va Gullit, gli soffia palla, poi è Zola. Anche Zola, Beppe, si è visto poco nel corso del primo tempo. Sì, è stato lasciato un po' isolato, adesso deve fare qualcosa di più anche lui, perché ha le capacità, le qualità per farlo. Maradona, Zola, viene fermato da Tassotti. Maradona, l'apertura per Venturin, erroraccio. È peccato, perché veramente Zola e Maradona si sono svegliati, difatti abbiamo visto che appena loro si sono mossi hanno fraseggiato e hanno smarcato Venturin, il quale però con il destro ha calciato alto, veramente da dimenticare. Poco fa, scusa, abbiamo visto una grande parata di Galli su un tiro di Gullit, sembrava che fosse in fuorigioco, difatti i difensori del Napoli hanno guardato male il guardalinea. E dunque secondo tempo che inizia veramente alla grande, con un pericolo corso dal Napoli, un pericolo corso dal Milan, rimessa in gioco di Crippa, la chiusura di Maldini, poi la palla recuperata da Gullit, ancora Gullit sulla tre quarti, Gullit, ancora il pastellone offerto a Maldini che va sul fondo, può mettere in mezzo il buco di Renica, la palla controllata da Rijkaard, offerta a Donadoni cerca spazio per mettere in mezzo, Donadoni fra due avversari, dietro per Rijkaard che non crossa di prima. Avanza il Milan ancora con Ancelotti, pallone dentro per Gullit. Intervento di Renica precedente, Beppe, forse si è sentito pressato. Palla recuperata dal Napoli ancora con Careca che se ne va fra due avversari. Grande Careca! Qui l'hanno trattenuto, adesso vediamo quello che deciderà l'arbitro. Sembra su dell'area di rigore, non l'ha fatto prima effettivamente, poi Careca cade in aria. Però Maradona protesta, vuole il fallo di rigore, quantomeno un cartellino giallo. Careca se n'è andato fra tre avversari e l'unico modo per fermarlo è stato trattenerlo per la maglietta. Maradona continua a protestare con l'arbitro Coppetelli. Ora c'è un giocatore del Milan ed è Stefano Nava che è a terra. L'arbitro chiede che possa giungere il massaggiatore del Milan. Beppe, possiamo dire che questo secondo tempo è iniziato veramente bene. Sì, è iniziato con un altro tono, molto più vibrante, molto più alto rispetto a quello del primo, e speriamo bene, ecco. Ancora a terra Nava, ma prima sono caduti Filippo Galli e Careca. Io non ho visto il motivo per il quale Nava sia a terra, sinceramente.
Ma nemmeno io, per la verità, seguivo l'azione, seguivo quello che stava facendo Carrega, per la verità stava veramente procurando un grosso danno al Milan e non ho visto cosa è capitato appunto a Nava. Nava che ora zoppica, si porta verso il centro dell'area. Punizione in favore del Napoli, sarà ovviamente il piedino di Maradona a mettere la palla verso il centro. Maradona si porta verso il centro. Vediamo chi sarà a calciare la punizione, soprattutto vediamo come verrà sfruttata questa punizione. Cerenica sulla sfera. Calcio di punizione in favore del Napoli. Battuta verso il centro, l'uscita sicura di Pazzagli. Con le mani Pazzagli ora si appresta a servire un compagno, poi decide invece il rinvio lungo. Va a pescare dall'altra parte del campo, verso Van Basten, ma la palla finisce fuori. C'è il gol di Amarildo che pareggia il conto con il Bologna. Cesena 1, Bologna 1. E attenzione al gol di Berti. Inter in vantaggio a Pisa con Berti. Pisa 0, Inter 1. E qui c'è il cambio. Fuori Maradona, in campo Incocciati. Beppe. Sicuramente Maradona non è nelle migliori condizioni. Il fatto stesso che non abbia calciato quella punizione che dove fatto notare va da sé, ci ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava. E credo che poi Maradona abbia capito che non era giornata e abbia chiesto il cambio. Calcio di punizione in favore del Napoli, un Maradona veramente fisicamente sottotono. Certo, con la palla tra i piedi è sempre un genio, però contro il Milan c'è da correre sempre, Beppe, perché il Milan occupa perfettamente gli spazi e va sempre a chiudere sul giocatore in possesso di palla. Sì, devi essere sempre pronto quando affronti una squadra come quella del Milan, pronto, sveglio, sempre con gli occhi ben aperti, perché è un Milan questo che è imprevedibile sotto questi aspetti. Il pallone è servito all'indietro verso Pazzagli, e Pazzagli che si appresta a rinviare lungo il pallone calciato dal portiere toscano. Poi il colpo di testa di Van Basten, la palla finisce fuori con Evani che non riesce a raggiungere la sfera. Napoli che lo scorso anno ha vinto il suo secondo scudetto. La battuta di Crippa, il colpo di testa di Donadoni, il controllo ora di Donadoni, il colpo di testa di prima era di Galli. Poi ancora Donadoni, Donadoni nello spazio breve, Donadoni non riesce a calciare, c'era Van Basten libero forse, ma troppo ghiotta l'occasione, Beppe, per infilare tra i difensori. Sì, Donadoni ha voluto calciare ugualmente, anche se era pressato, difatti poi abbiamo visto come è andata a finire. Gullit, uno contro uno, Gullit viene fermato da Ferrara, Mauro va a pescare, Zola, avanza Zola. Ancora Zola, il tocco dietro per Mauro, si allarga Crippa, poi Crippa si accentra, c'è spazio sulla destra, il fallo di mano lo ha visto il collaboratore dell'arbitro. D'altra parte Mauro ha tratto un vantaggio. Mi è sembrato che non l'avesse fatto apposta, ecco qui lo rivediamo. La palla gli è rimbalzata proprio sul braccio, comunque il guardalinea ha richiamato l'attenzione dell'arbitro e l'arbitro ha decretato una punizione appunto contro il Napoli. Beppe, a questo punto Zola gioca da trequartista, secondo te, oppure il Napoli ha un vero tridente con Incocciati e Careca e Zola? Sì, è un tridente un po' strano, un po' anomalo, perché sono tre giocatori che comunque non mantengono i posti, i ruoli ben precisi. Sono tre giocatori che si muovono su tutto il fronte d'attacco. Io sono convinto che bene fanno ad assumere appunto questo atteggiamento per non dare dei riferimenti alla difesa, ai giocatori della difesa del Milan. Van Basten in area, poi va a servire Tassotti, cerca spazio Tassotti a destra, ancora Tassotti fra due uomini, mette fuori la palla
Mauro, rimessa in gioco per il Milan. Tassotti con le mani, lo scambio per Donadoni, poi c'è Ancelotti, perde palla il Milan con Ancelotti, lo recupera Zola, Zola, Zola in velocità, Zola, Zola, punta, Galli! E la palla finisce fuori. Peccato veramente, perché la palla è finita fuori di poco. E ora Zola mi sembra che si trovi più a suo agio, ha più libertà d'azione, specialmente può giocare in quella zona di campo, quella centrale, che più si confà a lui. Prima era confinato nella posizione di ala sinistra, una posizione particolare. Zola, Beppe, poi a mio avviso non ha il passo per stare sulla fascia. No, assolutamente no, è un giocatore che è svelto, rapido, però non ha una grande progressione, e allora lui sfrutta meglio le sue qualità nella zona centrale. L'abbiamo visto poco fa impensierire il Milan con una cavalcata centrale. Mauro, pronto a calciare la posizione, Mauro, lo scambio con Alemão, scusate, lo scambio con Renica. Renica ancora, lo marca Gullit, la palla finisce fuori per la rimessa in gioco del Milan. Ruud Gullit, vedete le radioline all'orecchio per ascoltare i risultati dagli altri campi. Sampdoria che è sempre in vantaggio sul campo dell'Atalanta, e a questo punto il Milan ha sempre due punti da recuperare sulla Sampdoria e uno sull'Inter, che, lo ricordiamo, sta vincendo per 1-0 a Pisa. Napoli che da parecchio tempo invece ha detto addio ai sogni di gloria. Quest'anno la stagione è iniziata malamente a Napoli e la squadra veleggia nel centro della classifica. Il pareggio del Torino con Policano, Torino 1 e Cagliari 1. Tassotti, Galli, c'è Donadoni, fa il giro al palla al Milan. Nava tenta il pressing, il Napoli, per recuperare palla sulla tre quarti. Tassotti, controllo di Donadoni, l'appoggio dietro per Tassotti, fa movimento Rijkaard, palla lunga per Van Basten, Rijkaard, sballo e sono 3-0 per il Milan. Bravo Van Basten a offrire questo invito, questo pallone delizioso a Rijkaard. Rijkaard da parte sua freddissimo ha messo giù la palla, ha aspettato l'uscita di Galli e poi lo ha trafitto. Il tocco di Van Basten per Rijkaard, che calcia di esterno destro, Beppe. Sì, secondo me voleva appoggiarlo di interno destro, poi quando ho visto che Galli si stava tuffando alla sua sinistra, allora a questo punto ha girato il piede e l'ha colpito con l'esterno destro. Il 3-0 per il Milan, Milan 3, Napoli 0. Napoli che nel secondo tempo si è reso pericoloso in un paio di volte, non è riuscito ad andare a rete, ad accorciare il risultato, e ora il verdetto è piuttosto pesante. È un peccato veramente, Cesare, perché come hai detto giustamente tu, il Napoli è partito nel secondo tempo veramente la grande, si è svegliato, almeno l'impressione che ho avuto, ha creato due buone opportunità, due buone occasioni, e invece poi è stato trafitto ancora dal Milan. Mauro dentro in area di rigore per De Napoli, pallone al centro per Careca, è libero, non riesce a concludere, Careca fra due uomini, non c'è spazio. Sì, addirittura tre uomini, quattro uomini su Careca, come Careca ha controllato la palla, non ha calciato, ha cercato di allontanarsi dagli avversari, tre sono andati su di lui, lo hanno pressato, lo hanno aggredito, gli ha portato via palla. Entra Angelo Carbone, eccolo qui, Carbone, entrerà al posto di Ancelotti. Carbone dunque al posto di Ancelotti al minuto numero 58, poi Ancelotti in campo Carbone. Beppe, mi sembra che il Napoli senza Maradona stia giocando meglio. Beh, quanti corrono praticamente. In certe situazioni, chiaramente non in fase d'attacco, ma quantomeno in fase difensiva, in fase di contenimento, corrono tutti e, detto così, giocano con un uomo in più. Pallone lungo, il colpo di testa di Rijkaard, poi la palla appoggiata all'indietro
in direzione del portiere Giovanni Galli, il rinvio di Galli, palla altissima che spiove sulla testa di Careca, poi c'è il controllo di Maldini, l'appoggio per Donadoni, Donadoni fra tre uomini, tocco per Evani, poi ancora Maldini, quindi Evani, si accentra Evani, scambia con Rijkaard, tocco il controllo di Tassotti, poi Tassotti in profondità verso Van Basten, palla che scorre e c'è però gioco fermo, punizione in favore del Napoli con Nando De Napoli, Crippa, De Napoli, sono sempre stati un po' i segreti del centrocampo del Napoli, giocatori dalla grandissima corsa, Beppe, ma anche capaci di trattare il pallone. No, giocatori completi questi, sono giocatori che veramente hanno grandi qualità, tra le quali quelle di essere dei grandi corridori e poi anche sono possiedono delle grandi doti tecniche, sanno all'occorrenza, sono molto duttili, ecco, sanno all'occorrenza, sanno giocare sia in difesa che all'attacco, supportano veramente alla grande tutto il centrocampo, sono giocatori importanti, sarebbero giocatori importanti anche per altre squadre, non solo per il Napoli. Avanza ancora la formazione partenopea con Careca, il colpo di tacco in avanti per Incocciati, la palla viene recuperata dai rossoneri, Rijkaard verticalizza, Rijkaard per Gullit, attenzione al centro dell'area, Gullit vede Donadoni, poi anzi pesca per Carbone. Non ci ha creduto Carbone, ha esitato un attimino perché l'invito di Gullit era veramente bello. Donadoni si è scocciato un po' perché si aspettava di ricevere questa palla, invece Gullit ha preferito Carbone. Il lancio per Carbone, Beppe, forse era anche inatteso perché un passaggio a Donadoni sarebbe stato più logico anche per la difesa del Napoli. Sì, tutti si aspettavano il passaggio a Donadoni, forse il ragionamento che ha fatto Gullit è stato questo, tutti si aspettano un passaggio a Donadoni, invece glielo do a Carbone e difatti se Carbone riesce a controllare, ad arrivare su questa palla, se la può trovare davanti per battere la rete. Donadoni! Ci mette i pugni Galli! Guarda Cesare, ho capito subito, ho detto perché da come si è mosso ho capito che avrebbe fatto qualcosa di veramente importante. Van Basten, fra due uomini Van Basten. Beppe, i grandi giocatori si vedono anche da questo. Donadoni era arrabbiato perché non gli è andato palla, è andato a prendersela e ha voluto tirare. Sì, ha fatto vedere che era pronto in poche parole. Come per dire, vedi, se tu me l'avessi data, Avrei calciato a rete in questo modo, ci ha messo i pugni Giovanni Galli. Roberto Donadoni, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta. Battuta al centro e poi Van Basten! Colpo di testa plastico di Van Basten, la parata di Galli. Sì, Van Basten si è avvitato, ha fatto un gesto sinceramente molto difficile perché è andato veramente in avanti, poi si è girato per poter colpire la palla di testa. Non è stata difficile per Galli fermare a questa palla a terra. Noi ricordiamo con un gesto simile ma da fuori area, attenzione Careca, la parata di Pazzagli. Bravo Pazzagli, però bravissimo anche Careca, ha stoppato veramente la grande la palla di petto prima che toccasse terra la calciata, non l'ha presa tanto bene però e non prendendola bene non gli ha dato forza e non ha potuto impensierire Pazzagli. Vada recuperata dal Milan, dicevo che Van Basten con un colpo di testa simile ma da fuori area ha segnato al Real Madrid, niente poco di meno che al Santiago Bernabeu. Un gol che rimarrà nella storia del calcio. Colpo di testa da fuori area in avvitamento. Palla sulla traversa e poi in rete. Corradini. Chiusura di Tassotti. Sbaglia Tassotti però questa volta. Corradini. Quindi Zola in mezzo, Zola! Il controllo ancora di Careca! Ancora Careca! Non riesce a concludere! E qui Careca doveva calciare subito, invece cosa ha fatto? Anziché calciare ha cercato un pallonetto, però lì era
troppo vicino, troppo a contatto dai difensori del Milan e così ha perso palla. Beppe, è uscito il suo io brasiliano in questa azione. Ma quando uno ce l'ha nel sangue non c'è niente da fare, sono cose che sentono, loro sono molto, come si dice, sanguigni, capito? E allora loro cercano non il facile, ma il difficile alcune volte. Careca ha avuto due occasioni nel breve volgere di pochi minuti, Antonio Careca, la prima una parata di Pazzagli e poi questa azione in area di rigore, 3-0 per il Milan, ma la partita per assurdo sembra molto più godibile ora sul 3-0 che non prima sullo 0-0 o sull'1-0. Sì, anche a me piace di più questo secondo tempo, al di là del gol, poi i gol si possono fare e si possono anche prendere, però le due squadre stanno giocando molto meglio, ma credo che sia dovuto anche al Napoli che ha cambiato ritmo, cioè un Napoli diverso. Napoli che ha giocato sotto ritmo fino a che, attenzione, ancora dentro per Careca, fino a che è entrato in campo Maradona, sembra quasi che la squadra volesse aspettare il suo capitano. Sì, spiace dirlo, però Maradona ha fatto bene ad uscire, a chiedere la sostituzione. Evidentemente questi giocatori, parlo di quelli del Napoli, sono un po' Maradona dipendenti. E allora quando Maradona è uscito si sono sentiti liberi e hanno giocato come sanno. Rijkaard, c'è Mauro Rijkaard, allora serve Donadoni, poi il tocco per Gullit e questa volta va a pescare Tassotti e non Carbone. Ancora Gullit, scusate, ancora Rijkaard, il lancio per Carbone. Carbone mette in mezzo di prima tra le braccia di Giovanni Galli. Ha fatto bene Carbone fino alla cross e poi questo cross l'ha fatto troppo alto, troppo centrale, facile per Galli. Il gol ancora di Amarildo, Cesena 2, Bologna 1, il gol di Amarildo. Sempre Sampdoria in vantaggio sul campo di Bergamo, dunque sempre Milan a meno 2 dalla vetta. Avanza la formazione rossonera, Van Basten ha ricevuto la Carbone, finta di Van Basten, si accentra, supera Ferrara, Van Basten, il tocco per Donadoni, poi l'appoggio a Devani, quindi largo su Gullit che lascia scorrere il pallone, non sale Maldini. Arriva ora Paolo Maldini, la retrovia, il pallone in area per Donadoni e solo davanti alla porta! 4-0 per Donadoni! Gran gol di Donadoni da una posizione veramente impossibile, è stato bravo, si è buttato in area, ha trovato questo spazio, ha controllato la palla di destro e poi con il sinistro l'ha messo sul secondo palo. 4-0 per il Milan con Roberto Donadoni. Palla sul palo, addirittura è in rete. 4-0, Donadoni si è trovato in area, non era comunque facile, Beppe. Assolutamente no, è stato bravo perché aveva Renica vicinissimo che stava per portare via la palla. Comunque Donadoni il gol lo andava cercando da un pezzo. Da quando Gullit non gli ha dato la palla al limite dell'area. Esatto. È stato quello il momento scatenante della furia di Donadoni. Evidentemente lui si è arrabbiato, adesso vi faccio vedere io. Esce Venturin, entra Rizzardi. Venturin è un centrocampista, Rizzardi è un giocatore più votato alla fase difensiva, proveniente dalla Cremonese. Rizzardi, Ferrara, Corradini. 4-0, adesso il passivo si fa veramente pesante per il Napoli. Palla recuperata da Evani, poi c'è Rijkaard, Gullit, Maldini, Van Basten fa proseguire su Gullit. E io prima mi sono permesso di dire che il Milan non ha giocato una partita eccezionale come in altre occasioni, però se giocando così si vince 4-0 penso che i tifosi possono essere più che felici. Insomma, non si può essere sempre nelle migliori condizioni, anche perché
per giocare bene bisogna essere in due. Io parlo di se stessi e della squadra che hai come avversaria. È chiaro che se la squadra avversaria pensa solo a difendersi, pensa solo a limitare i danni, è chiaro che a questo punto anche tu non sei al meglio, non ti trovi nelle condizioni migliori per poterti esprimere. E invece abbiamo visto che in questo secondo tempo le due squadre sono cresciute e abbiamo visto un buon spettacolo. Ancora un cambio nel Milan, fuori Donadoni, in campo Marco Simone. Fuori Donadoni, in campo Marco Simone. Dunque una punta di ruolo al posto di Donadoni. Probabilmente sarà ancora una volta Gullit a portarsi sui centrocampisti. Sì, non è un problema per il Milan. Lo ripetiamo, l'abbiamo detto altre volte, il Milan ha dei giocatori veramente importanti, veramente bravi, che sanno giocare in svariati ruoli e in tutte le posizioni. Pallone fermato e recuperato da Corradini, quindi offerto a Zola. Zola scambia con Incocciati, poi c'è Rizzardi, il tocco dietro ancora per Zola. Apertura sul settore di destra per Mauro, c'è Crippa, riceve Massimo Crippa, tocco per Peppino Incocciati che è cresciuto nelle giovanili del Milan, poi Mauro, quindi Zola, la progressione di Zola, il tocco per Crippa che va sul fondo, mette in mezzo e abbiamo visto il colpo di testa di Careca. Scuote la testa Careca, dice non vuole entrare e qui vediamo quello che ha fatto. È un peccato veramente, perché non solo Careca ma Careco per il Napoli meriterebbe il gol. E per cui Pazzagli non l'ha neanche vista. Ma assolutamente no, non poteva vedere, non avrebbe potuto far niente, perché la distanza era molto, dove è stata colpita la palla, molto vicino, lui non avrebbe potuto arrivarci in qualsiasi maniera. Ancora il Milan con le mani, attenzione, in mezzo per Gullit. Poi la palla viene catturata da Galli. Milan che proprio da lì aveva segnato pochi minuti fa con Donadoni. E Vani non se l'è sentita forse di puntare la porta. Van Basten. Rijkaard. Van Basten rimane a terra, si alza ora. Gullit. Palla recuperata prima da Ferrara. Poi offerta a Incocciati. Sulla destra c'è Zola che chiede palla, ma Incocciati fa tutto da solo, mette in mezzo per Careca, che questa volta è chiuso da Filippo Galli. Poi va Rijkaard, dentro Rijkaard per Simone, lo scambio con Carbone. Rijkaard di tacco per Gullit, non riesce l'azione del Milan. Mauro, quindi il pallone offerto a Rizzardi. Avanza Rizzardi, il tocco verso il centro, poi c'è la chiusura e la palla recuperata ancora dal Napoli. Incocciati, fra due uomini Incocciati, gli toglie la palla a Maldini, fischia l'arbitro. A me sembra che questa volta Maldini sia intervenuto in maniera pulita. Sì, probabilmente due contro uno, il fallo, esatto, l'ha fatto più che altro Galli insieme poi a Maldini. Incocciati sulla palla, Careca, Renica, barriera del Milan. Beppe, Renica o Incocciati? Ma possono calciare entrambi, però è abbastanza lontana questa palla dalla porta. Credo che ci sia bisogno di un giocatore dal tiro forte come Renica. Vediamo Renica pronto a calciare dunque. Sul pallone c'è anche Incocciati, barriera del Milan, schierata a 9,15 metri, parte Incocciati, gol! Il gol di Incocciati, la palla tocca a terra davanti a Pazzagli ed entra nell'angolo coperto dal portiere. Eh sì, qui la colpa credo che sia un po' di Pazzagli, a meno che non sia sbucata in mezzo alla difesa, non l'ha vista, ecco, sì, è stato un po' coperto, specialmente da
da Carreca e da Maldini che sono andati davanti a cercando di colpire la palla di testa, lui non l'ha vista o l'ha vista all'ultimo momento, non è potuto arrivarci. Beppe, tu hai detto dovrebbe calciare Renica, forse è quello che ha pensato anche il portiere. Si aspettava la conclusione forte di Renica? Sì, probabilmente, non lo so, non lo sapremo mai cosa pensava Pazzagli, di fatto che Cocciati ha calciato lui, e anche se con un po', diciamo così, in modo fortunoso è riuscito a far gol. Il gol del 4-1, meritato da parte del Napoli, che in questo secondo tempo comunque è andato vicino alla segnatura in alcune occasioni. Van Basten, Van Basten, Van Basten, l'appoggio indietro, e questa conclusione è totalmente da dimenticare. Sì, grande cosa di Van Basten, ha visto arrivare Evani, però Evani è stato, forse ha avuto paura, stava entrando in scivolata un difensore dal Milan, ha calciato di fretta e l'ha calciato soprattutto dal basso verso l'alto e la palla è andata sopra la traversa. C'è l'autorete di Nobile e il 2-2 a Cesena, tra Cesena e Bologna. Cesena e Bologna sempre sul 2-2, pareggio del Lecce con Pasculli contro la Roma, 1-1 tra Lecce e Roma, 1-0 tra Lazio e Juventus con gol di Calle Ridle. Sampdoria però sempre in vantaggio sul campo dell'Atalanta ed è questo il risultato che più preme ai tifosi del Milan. L'Inter sta vincendo sul campo del Pisa ed è questo un altro motivo per il quale i tifosi del Milan, con la squadra che vince per 4-1, hanno l'orecchio alla radiolina in attesa di risultati che possono variare all'Arena Garibaldi o allo Stadio Brumana. Il controllo di Van Basten, poi ancora il Milan in avanti con Simone, mette giù palla, Simone! Parata di Galli. Gran bella azione anche questa dal Milan, una combinazione veloce, una serie di passaggi stretti stretti, la palla poi arriva a Simone e qui lo vediamo, calcia non bene e Galli riesce a farla sua. Ancora il Milan con Filippo Galli, Filippo Galli va a pescare sulla sinistra Maldini, quindi c'è Evani, poi ancora Maldini, quindi Rijkaard, l'appoggio all'indietro in direzione di Galli, il servizio per Tassotti, ancora il Milan in avanti con Rijkaard, appoggio per Gullit, Gullit, c'è Evani alle sue spalle, Gullit, Gullit per percussione centrale, Gullit per Carbone, ancora il controllo di Simone, ha davanti a sé Renica, non riesce a superarlo, poi si trascina fuori la palla Simone. I difensori del Napoli che sono riusciti a chiudere, Mauro, Zola, eccolo in posizione centrale, Zola cambia gioco sulla destra per Crippa, davanti a lui c'è Evani, quindi lo scambio con Incocciati, autore del gol del 4-1, posizione che ha sorpreso veramente tutti, Rizzardi, poi c'è Zola, Zola marcato da Tassotti, Zola si accentra, Zola, la battuta, il controllo di Incocciati, con Incocciati che viene anticipato da Nava, ma è ancora il Napoli che ci prova. E ora Beppe, mi sembra che il Napoli vada alla ricerca del 4-2, il Napoli continua a giocare. Sì, deve continuare a giocare, almeno per, cercando il piacere del gioco, cercando di capire quanto possano mettere in difficoltà il Milan, almeno nel finire nel miglior modo la partita. Comunque ho prima visto che Zola ha messo in mezzo questa palla altissima, non lo deve fare in modo più assoluto perché i giocatori del Milan sono molto più alti degli attaccanti del Napoli e riescono a contrastare soprattutto nel gioco aereo. Mauro, poi il pallone ancora per Crippa, il tocco indietro per De Napoli, quindi Mauro, l'appoggio in direzione di Renica, questa volta la conclusione è altissima, altissima la conclusione di Renica, l'ha preparata bene questa palla, l'ha messa giù, se l'è portata sul sinistro, però ha calciato malissimo. E attenzione, a Bergamo c'è il pareggio di Claudio Paul Caniggia, il gol dell'Atalanta, Atalanta 1, Sampdoria 1,
e a questo punto il Milan è a un punto dalla vetta. Milan che sta vincendo 4-1 con Napoli e Milan che recupera un punto alla formazione sampdoriana. In testa della classifica ora Inter e Sampdoria con un punto sul Milan. Crippa, riparte il Milan ancora. Mazzone rossonera che si propone nella metà campo offensiva con Evani, poi Rijkaard dentro di prima, bella l'idea. Sì, grande idea, peccato che è stata sventata, sarebbe stata un'altra ottima opportunità per il Milan. Mauro, poi Zola, quindi sale Ferrara. Ferrara mette in mezzo, lungo per tutti questa volta, bravo Pazzagli, esce a centro area, è solo, tranquillo. Ruud Gullit, la sventagliata di Gullit, questa volta dove non ci sono i giocatori del Milan, perlomeno c'era Simone, ma è in fuorigioco. Fuori gioco di rientro, e questo è un rischio sempre per gli attaccanti, Beppe, quando si rimane fermi oltre gli avversari. Sì, bisogna sempre tornare, non bisogna mai addormentarsi dalla parte di là, perché dalla parte di là intendo dire alle spalle dei difensori della squadra avversaria, perché sennò poi immancabilmente crei questa opportunità del fuorigioco. Qui Van Basten aveva toccato per Gullit, poi ha cercato di andare in prima persona cercando di evitare che l'arbitro fischiasse fuori gioco per la posizione irregolare di Gullit, ma ugualmente Coppetelli non è caduto nel tranello. Mauro, interviene Carbone, recupera palla Carbone, la serve a Simone, il tocco in direzione di Van Basten, poi c'è Rijkaard, quindi Evani che la taglia di esterno, attenzione Evani che è andato a pescare Gullit, e questa volta è fuori gioco, ancora fuori gioco. Sì, nettissimo il fuori gioco, i giocatori del Milan hanno tenuto troppo palla, devono giocare di prima proprio per ovviare, superare la messa in fuori gioco da parte dei giocatori del Napoli. Beppe, non sono d'accordo con noi, 3.000 segnaline che c'erano appostati sopra di fronte a dove è stato pescato Gullit in fuori gioco. Li capisco, questo è abbastanza normale per i tifosi del Milan. E dunque siamo sul 4-1. D'altra parte il pubblico non è mai d'accordo quando c'è una decisione contro i propri giocatori, così è da sempre, da quando si gioca a calcio, ma forse Beppe anche questo un po' il bello del calcio. Rijkaard, area di rigore, Rijkaard non riesce a superare Ferrara. Bravo Ferrara, questa volta non è andato coi piedi in scivolata a cercare palla, l'ha accompagnato sulla corsa, è così che bisogna fare, così non si rischia niente, e difatti stavolta Gullit gli ha dovuto consegnare palla. È il Milan che ora si propone ancora con Carbone e Tassotti. Carbone dietro verso Pazzagli, con le mani Pazzagli a Gullit. Gullit studia la situazione e trova libero Evani. Evani si porta sulla sinistra, c'è l'intervento in spaccata da parte di Crippa. Juventus che, lo ricordiamo, è sempre sotto di un gol contro la Lazio, Inter sempre in vantaggio all'Arena Garibaldi di Pisa. Van Basten, Renica dice di non averlo toccato, Van Basten cade a terra, punizione, batte subito Van Basten, attenzione a Carbone che deve allargarsi per cercare spazio, anzi no, è Marco Simone che cerca spazio, alle sue spalle Angelo Carbone. Simone ancora esagera forse nel dribblare. Sì, hai ragione, ha esagerato, doveva spossessarsi della palla, darla a un suo compagno, lui è esistito troppo, d'altronde Simone è appena da poco entrato, anche lui vorrà da buon attaccante cercare il gol. Simone, poi c'è il controllo a centro area, mancato la Van Basten, Beppe, e da quello che dicono gli allenatori c'è sempre la gran voglia di chi entra in campo di mettersi in evidenza, ma l'allenatore dice cerca di stare tranquillo e non devi strafare, so quanto vali. Sì, questo sì in teoria, ma in pratica poi
il giocatore si fa prendere dalla voglia di fare, di strafare, come hai detto tu, perché dice: io ho un'opportunità, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, quello che è, e in questo tempo che l'allenatore mi dà voglio far vedere quello che sono capace di fare. Il tiro di Carbone, la palla ribattuta. Sulla sfera c'è ancora Mauro. Mauro cerca di allontanare, ma la palla finisce fuori, rimessa in gioco in favore del Napoli. Massimo Mauro. Napoli, campione d'Italia, già fuori dalla Coppa dei Campioni. Milan che invece deve affrontare l'Olympique di Marsiglia, squadra campione di Francia. Presidente dell'Olympique, Bernard Tapy. Avanza Rizzardi. Palla controllata dal Napoli. Ancora con Careca, che ora subisce fallo da Filippo Galli. Careca viene fermato fallosamente. L'arbitro Coppetelli arriva piano piano sul punto di battuta della punizione. Sotto il profilo del risultato la partita non dovrebbe più aver niente da dire, perché mancano una manciata di minuti, però di certo l'una e l'altra squadra continuano a giocare per cercare magari di segnare ancora un gol. Maldini in avanti, pallone che viene controllato da Simone lascia per Gullit, poi va a tagliare il campo per Van Basten, uno contro uno di Van Basten, a libero il destro, poi carezza la palla verso il centro e Simone non c'è. Non poteva esserci, era in un'altra posizione del campo, l'aspettava dietro, però qui Van Basten ha fatto una grande cosa, ha dribblato, ha messo in mezzo questa palla, anzi me l'ha messa sul secondo palo sperando che ci fosse qualcuno, non c'era nessuno e la palla è stata presa dai giocatori del Napoli. E attenzione a Cesena, c'è il gol di Ciocci. Cesena 3, Bologna 2. Questo, Beppe, è una sconfitta che a Bologna faranno fatica a digerire. Con Cesena il tocco di Tassotti in area, attenzione, ancora Simone, Galli è fuori dalla porta, Simone la mette in mezzo, libera Renica. Milan sempre nella tre quarti offensiva, Rijkaard, poi c'è il controllo di Van Basten e Devani, buon per il Napoli che in un paio di occasioni il Milan non sia riuscito a segnare il quinto gol. Bravo Van Basten prima a mettere in mezzo e ora Simone, ha fatto letteralmente impazzire Galli. Sì, è stato bravo Galli che non ha boccato alle finte, l'ha seguito fino là in fondo e gli ha impedito praticamente di... Gullit, ma dovrebbe essere fuori gioco. Gli ha impedito, dicevo, di servire un suo compagno in area. Mauro, il tocco per Incocciati, ancora Mauro. Riceve ora Incocciati, attenzione al taglio di Careca, c'è anche Zola in posizione centrale, ma si va sulla sinistra dove c'è Rizzardi che crossa, mette in mezzo, palla è controllata da Evani che allontana, testa di Van Basten, c'è Simone fermato da Renica, poi vanno Renica e Crippa sulla palla, controlla Renica e offre ora a Mauro in area per il tocco, incredibile l'errore, è stato bravissimo, ha fatto tutto bene, veramente peccato, sfortunatissimo. De Napoli meritava questo gol perché se l'ha procurato, ecco, era un po' messo male, era un po' sbilanciato quando è andato sulla palla, è inevitabile che se tu non ti posizioni bene e poi la palla va a finire da tutt'altra parte da dove la volevi mandare. Beppe, l'ideale era colpire con l'altro piede. Sì, o colpire non di collo piede ma di interno piede, la zona di impatto è molto più vasta e più grande. Attenzione, Gullit mette in mezzo, ma da lì si tira. Gullit poteva tirare, sì, come dicevi tu, ma Gullit in questo caso è stato altruista, ha aspettato, ha cercato un compagno. C'è un gol strepitoso di Gullit in un derby contro l'Inter,
e da lì ha letteralmente impallinato Zenga. In questa occasione invece Gullit è stato parecchio altruista. Milan, che in questi ultimi minuti è andato più volte vicino al pokerissimo, al quinto gol. Maldini, Perevani, secondo tempo veramente molto molto bello e divertente. Van Basten, attenzione al taglio di Rijkaard. Van Basten si allunga la palla, gliela soffia Ferrara. Rijkaard ha fatto benissimo, è passato vicino a Van Basten e poi si è allargato sulla sinistra proprio per creargli lo spazio nella zona centrale. Van Basten si è inserito, o quantomeno ha cercato di inserirsi lì, però è un giocatore del Napoli, gli ha portato via palla. Ancora i giocatori azzurri ci provano con Careca, poi lo scambio con Incocciati lungo il pallone, ma c'è l'intervento difensivo di Maldini, sempre preciso Maldini. Rijkaard, Van Basten che tocca per Maldini, va in chiusura Renica, Maldini si beve Renica, poi può andare sul fondo, può entrare in area Maldini, dentro per Gullit, la chiusura di Corradini. Grande cosa, grande giocata di Maldini, è partito addirittura dalla sua area, nella sua metà campo, ha creato questa opportunità, peccato che Gullit non ci è arrivato. Careca gli soffia la palla a Carbone, o perlomeno Careca ha sbagliato tutto, ha sbagliato il controllo. Ha sbagliato, sì, voleva fare una finezza, voleva fare un giochino, non gli è riuscito, ha perso palla. Evani, poi il tocco per Van Basten. Di certo penso che Van Basten sia una delle cose peggiori che possa capitare a un difensore, che Van Basten ha tutto. Quando è in area è difficilissimo da controllare, quando è lontano dalla porta Beppe fa dei giochi di gambe che talvolta ti lasciano. Meglio averlo come compagno che da avversario. Incocciati, Mauro in velocità viene fermato fallosamente, calcio di punizione in favore del Napoli. E Van Basten ci fa vedere quello che potrebbe fare forse più in là nella carriera, Beppe. Dopo aver giocato da attaccante puro, magari in là negli anni potrebbe giocare da trequartista. Sicuramente ha le qualità per farlo, un giocatore che con le sue doti, le sue qualità potrebbe giocare anche a centrocampo. Avanza il Milan ancora con Simone in velocità. Simone viene fermato fallosamente. Siamo arrivati ben al di là del 90esimo, 46 minuti 30 secondi, 4-1 il punteggio. Possiamo fare subito il bilancio della partita con Beppe Savoldi, un Milan che ha meritato la vittoria sul Napoli. Sì, pur non giocando bene nel primo tempo il Milan è riuscito a realizzare due gol, seppur con un'autorete di Ferrara e un'altra di Gullit. Dicevo, non ha giocato bene, però dalla sua ha avuto un Napoli che veramente ha giocato sotto ritmo per tutta la prima malissimo versione. Malissimo veramente, e ha dato appunto al Milan l'opportunità di poter giocare meglio e meritare questo il risultato del primo tempo. Nel secondo tempo le due squadre si sono presentate in campo sicuramente più vogliose, hanno giocato meglio, abbiamo visto un ottimo secondo tempo giocato da tutte e due le squadre, però alla fine è il Milan che ha vinto. Coppetelli dice che può bastare così. Finisce 4-1 per il Milan, lo ribadiamo, l'autorete di Ferrara al 21esimo, il gol di Gullit al 41esimo, Rijkaard al 57esimo, Donadoni al 67esimo, il gol della bandiera di Giuseppe Incocciati al minuto numero 73. 4-1 per il Milan, Milan che recupera un punto sulla Sampdoria capolista, Inter Sampdoria con 33, Milan 32, Juve sconfitta dalla Lazio a quota 28, mancano ancora, lo ricordo.